Irene in piazza con i Cobas a scuola, sei afflitta da supplentite, che significa? Significa che sono afflitta da un morbo che Renzi, anziché curare, vuole eliminare, ma vuole eliminare eliminando noi malati. Sono troppo precaria per Renzi per essere presa in considerazione dalla sua riforma, dalla sua buona scuola. Io faccio parte di quell'esercito delle graduatorie d'istituto, siamo in tantissimi, e di quelle persone che dormono col cellulare acceso sul comodino perché alle 7:20 forse arriva la chiamata e andiamo a lavorare per non si sa quanto tempo e non si sa in quale scuola. E Renzi vuole rottamarci perché noi non rientriamo nel piano di assunzioni che sta sventolando come bravissimo a fare, insomma, con tutti i suoi slogan. Prendi ad esempio il nostro caso, noi siamo circa 150 dipendenti del call center di Vodafone Italia di Roma e siamo stati ceduti e poi reintegrati per cessione illegittima. Ad oggi ci sono circa 100 persone che da 2 anni sono per strada senza lavoro. L'articolo 18 è l'unico baluardo, l'unica speranza per recuperare questo posto di lavoro perso illegittimamente. Ancora oggi questi colleghi stanno combattendo, già l'articolo 18 è stato minato profondamente dalla riforma Fornero. Oggi vorremmo impedire che il job act di Renzi lo minasse ulteriormente, anche perché vorremmo che ci spiegassero i signori che ci governano come pensano che quarantenni, quali noi siamo, quasi tutte donne, con bambini piccoli, possano, una volta usciti fuori dal mondo del lavoro, poter riprendere a lavorare e mantenere i propri impegni di vita, una vita semplicemente dignitosa. Vorremmo soltanto lavorare e portare avanti i nostri impegni normali di vita. Noi oggi siamo in piazza come tutte queste persone per dire basta a questo massacro che sta soltanto penalizzando i lavoratori. Che è la stabilizzazione dei 150.000 precari che oggi rivendica come una vittoria del Partito Democratico, in realtà è un risarcimento di quanto da decenni i precari subiscono, perché vengono mantenuti appunto su posti vacanti e con supplenze quando avrebbero diritto alla stabilizzazione, ma non secondo il piano della buona scuola, che in realtà vuole precarizzarci ancora, perché sull'organico funzionale, così come si sta pensando, con la rete di scuole i nostri posti di lavoro non saranno garantiti, ma andremo ancora una volta a fare supplenze. Bernocchi, uno sciopero che ha avuto una gestazione particolare, però alla fine in piazza si è tutti insieme, i Cobas ci credevano dall'inizio. Sì, è una coalizione assolutamente originale, ci stanno dentro lavoratori dipendenti tradizionali, tra virgolette, tanti precari di tutte le tipologie del precariato, studenti, universitari, medi, anche piccolo lavoro autonomo, partite IVA e così via. Originale anche nelle modalità, uno sciopero e iniziative coprono 24 ore, non era mai successo in Italia, per quello che ne so io neanche in Europa. Da stanotte, da mezzanotte sono cominciate le iniziative, poi stamattina i picchetti in tanti posti di lavoro, questo corteo che tra l'altro andrà in quartieri popolari, poi altre iniziative nel pomeriggio al Ministero della Pubblica Istruzione, davanti ai centri commerciali e ancora stasera nelle località della Movida. Questo in 30 città italiane e quindi credo che avremo centinaia di migliaia di persone in piazza, non solo nei cortei, durante tutta la giornata. Una piattaforma unitaria che ci vede tutti d'accordo contro le politiche di austerità dell'Unione Europea e del governo Renzi, che sta aggravando queste politiche invece di invertirle, contro la precarizzazione dilagante, perché il Jobs Act la aumenta, non la diminuisce, politiche che hanno risolto niente, anzi hanno peggiorato la situazione, il debito pubblico è passato dal 120 del PIL al 133, la disoccupazione è arrivata a record storici, dimostrando che non è vero che se precarizzi allora dai più lavoro. Siamo anche contro al piano Renzi per la scuola, che mette insieme tutte le cose peggiori di questi anni della scuola azienda e della scuola quiz. Siamo contro il cosiddetto sblocca Italia, che in realtà è uno sfascia Italia perché diminuisce i controlli, anzi li abolisce i controlli ambientali, e quindi avremo ulteriore inquinamento. Naturalmente questo è un percorso che inizia adesso e deve proseguire. Noi crediamo moltissimo nella coalizione, non crediamo che ci sia nessuno che può dirigere gli altri, né settore sociale né organizzazione politico-sindacale. Dobbiamo mettere in piedi un'alleanza paritaria, ci abbiamo creduto fin dall'inizio, mi pare i risultati di questa mobilitazione, che oltretutto è molto visibile, perché per esempio confrontandola anche con quella contemporanea della FIOM, che è una cosa interessante e utile, noi temevamo magari che venisse dato più rilievo a uno piuttosto che all'altra, invece mi pare che si fa vedere che oggi in piazza ci sono anche loro e ci sono in linea di massima su alcune cose molto simili a quelle che chiediamo noi.